intrattenimento, ma anche di aggregazione sociale. Ci siamo trovati in tanti tutti insieme. Quindi il mio personale saluto a tutti voi, il saluto da parte dell'Associazione Culturale La Pianura e del nostro presidente Gianni Brighenti. Sorpresa questa sera. Allora un applauso al maestro David Cremoni. Una garanzia. Da musicista io i miei colleghi voglio coccolare e quindi voglio presentarli come è giusto e come è il loro merito. Un applauso a Gaia, Beatrice, vieni qua, cara mia, vieni giù dallo schermo, vieni giù che possiamo andare. Buona serata, naturalmente poi attendiamo il nostro cabarettista numero uno che abbiamo a Verona in provincia, assoluto, il nostro cabarettista. È appena terminata la bellissima serata di Festival Chiostro che si è tenuto nel suggestivo cortile dell'ex convento di Santa Maria delle Grazie qui a Sanguinetto. Festival del Chiostro, sempre organizzato dall'Associazione Culturale La Pianura, con il patrocinio del comune di Sanguinetto e della provincia. E abbiamo proprio qui l'ospite che ha intrattenuto meravigliosamente e direi allegramente tutto il numeroso pubblico che è intervenuto, il Bifido. Ciao Bifido e benvenuto. Allora, alcune domande, perché noi siamo un po' curiosi, vogliamo sapere qualcosa. Ci puoi dire che cos'è stato il focus, quella scintilla che ti ha fatto dire sì, adesso faccio cabaret, cerco di fare qualcosa per intrattenere il pubblico? Devi sentirti dentro che hai qualcosa da dire e piacere di far sorridere la gente. Poi c'è stata anche per necessità, perché in un periodo di crisi è venuto a mancare il lavoro, nel senso che dove lavoravo hanno lasciato a casa le persone, quali sottoscritto, avendo famiglia, tengo famiglia, e allora abbiamo detto ma ci proviamo, io facevo radio, si era risultato di Verona, ho messo insieme del materiale che ho fatto in questi anni e ho comprato un po' di libro e ho provato a farlo con la vendita dei social. Che c'era il sogno, provo, abbiamo organizzato una serata di cabaret in locale, è stato un successo, da lì, passetto lavoro, perché tutti i cattivi tolgono cose che magari non è il caso di dire, di avvenire, di eccetera, e poi è stata una strada in salita, di avviamento, eccetera, e però diciamo la scintilla è scoppiata perché c'è la scuola, certo. Avevi già diciamo questa propensione, sì, diciamo questa cosa dentro e viene attirato la vita. E questa sera devo dire che hai intrattenuto allegramente e con tanti sorrisi, hai visto il numeroso pubblico che è intervenuto. Ma un'altra curiosità, ma le tue partite te le prepari o sono quelle della vita che ti vivi e quindi che ti ispirano le situazioni quotidiane? Allora, ovviamente io e quando faccio qualche punto su quella arena che è una professione comica che venga in sera in diretta, tutte cose scritte diciamo fresche, sì, perché devi, cioè se Verona gioca sabato vengo da lunedì, devi scrivere sono cose pronto uso, diciamo così. E poi durante le serate c'è sempre qualcosa di improvvisazione che non puoi mai prevedere, non so, una persona dice qualcosa, una partita succede in un evento, quindi ecco lì poi cerchi giochi, di ricamarci qualcosa sopra con l'improvvisazione. L'ispirazione la prendo
cose vissute mie, da vicini di casa, da personaggi realmente esistiti, che poi mi cambi il nome, eccetera, quindi prendi spunto proprio dalla vita quotidiana. Anche parlo, quindi da fatti proprio della quotidianità, sì, insomma. Benissimo. Io non parlo mai di politica, perché uno bisogna saperne, due perché qualsiasi cosa dici in politica è parte, o la gente pensa che ti scrivi una parte o dall'altra, quindi la politica la scelta. Parlo di cose leggere, perché mi servono per regalare un sorriso. E un sorriso, e tanti sorrisi ce li hai regalati questa sera, veramente, proprio di spasso, di gioiosità, e quindi da parte dell'associazione, ma anche di tutto il pubblico, un grazie, grazie veramente. E quindi non solo il Bifido questa sera, ma anche un duo veramente importante, che ci ha affascinato letteralmente con le loro musiche, con i loro canti, l'Acoustic Live, quindi è Gaia e okay. Grazie veramente per la vostra performance, veramente il pubblico è stato entusiasta e vi devo fare proprio i complimenti. Ma anche a voi voglio chiedere qualcosa. Cos'è stato? Com'è che vi è venuto di unirvi insieme per poter poi fare queste serate e quindi poter suonare e cantare? Allora, è nato, diciamo, anche per caso. E poi proprio anche il vostro talento, la vostra bravura, e soprattutto anche avete trasmesso della vostra musica suonata e cantata. E per te, Gaia, come è stato? Questa sera ho... Allora, in realtà, cioè, lo conoscevo già da anni, perché l'ho vista anche tu. Ho frequentato l'esperimento di fare, e diciamo che insomma, tramite il papà si siete un po', come dire, incontrati artisticamente, quindi veramente. Ed è stato un incontro veramente adottato, come diceva lei, veramente, diciamo, anche collaudato, perché mi sembra che sia stato parecchio serato. Adesso facciamo rispondere il tale. Sì, facciamo parecchio serato, sì. Sì, appunto le serate ci sono e questo è il pezzo che abbiamo Ma penso che l'abbiate anche notato dal pubblico, che è rimasto fino all'ultima canzone, quindi veramente entusiasti e veramente hanno apprezzato tutto quello che avete fatto dall'inizio alla fine. Ci siamo. Benissimo, allora complimenti, un grazie anche da parte mia e dell'Associazione Culturale e chissà. Grazie, grazie veramente, grazie. Grazie Gaia.